Continuano le nostre interviste con i candidati per le elezioni europee. Questa sera siamo insieme all'onorevole Cofferati, che è candidato per il Partito Democratico e questa sera è presente a un evento in Villa Gianetti. Continua, come abbiamo detto, la nostra serie di interviste informali sul tema dei giovani. La prima domanda che le voglio rivolgere è questa. Quale sarà innanzitutto il suo impegno per i giovani in Europa? Perché la disoccupazione giovanile continua a crescere e continua a far sentire i suoi effetti. Quali saranno le politiche che lei porterà avanti in Europa e soprattutto anche in Italia? Credo non da adesso che la priorità assoluta in Europa sia quella della crescita e dello sviluppo dell'economia dell'Unione Europea e dei singoli paesi, perché la disoccupazione nasce da lì. Non aver affronteggiato adeguatamente la crisi è arrivata già nell'autunno del 2008. Dunque, per i giovani e non solo, per avere un posto di lavoro è fondamentale, indispensabile, che ci sia una crescita economica, e la crescita economica deve essere prodotta attraverso grandi investimenti, a cominciare dagli investimenti pubblici. Le risorse per fare questi investimenti vanno reperite con l'introduzione degli Eurobond e la tassa sulle transazioni finanziarie. Vorrei anche dire che l'idea che i giovani possano avere un lavoro per il futuro riducendo il costo del loro impiego è un'idea sbagliata. Le aziende per assumere hanno bisogno di dover produrre. Senza un impegno produttivo non c'è nessuna azienda in grado di assumere delle persone anche se il loro costo è ridotto. Allora quello che ho dato ai ragazzi è, da un lato, il più lungo percorso formativo possibile, perché la conoscenza è consapevolezza ed è forza nella vita e nel mercato del lavoro futuro, e dall'altra parte bisogna far crescere l'economia perché non abbia occasione di lavoro. Ecco, lei ha parlato di formazione e ovviamente si collega alla scuola. L'Europa offre questa grande opportunità che è l'Erasmus. Secondo lei è stata ben affrontata in questi anni la questione Erasmus o è vista solamente dai giovani per come si è posta questa politica per la formazione scolastica come una vacanza oppure deve essere un'opportunità? Ma se deve essere concretamente un'opportunità, come si può promuovere e permettere che l'Erasmus sia davvero un modo per formarsi e diventare più competitivi nel mondo del lavoro? Io credo che Erasmus sia una delle cose più belle che l'Unione Europea ha fatto nel corso di questi anni. Non è mai stata intesa, per fortuna, da nessuno come un'occasione di vacanza, ma sono giovani che si vanno a formare in Europa partendo dal loro paese e completando un ciclo di studi in altri paesi europei. La conoscenza delle lingue, la conoscenza di abitudini e di culture diverse dalla nostra ha un valore enorme. Un ragazzo che ha fatto un'esperienza di questa natura è oggettivamente un ragazzo che ha nel suo bagaglio molto più di quello che sta nel bagaglio di uno che è rimasto a casa sua e che ha proseguito del tutto legittimamente il percorso formativo e scolastico. C'è stato il tentativo di ridurre i fondi destinati all'Erasmus in questi ultimi mesi, un tentativo che per fortuna i socialisti europei e i progressisti hanno fermato e battuto. E dunque Erasmus non solo è rimasto, ma si sta ulteriormente integrando e arricchendo di possibilità per i giovani. Vorrei dire a chi ci ascolta, soprattutto se è un ragazzo giovane, di non perdere nessuna occasione di poter andare a fare un'esperienza lontano da casa propria, per tornare c'è sempre tempo. La conoscenza degli altri, delle loro abitudini, della loro cultura e la conoscenza delle lingue sono momenti formativi straordinari, ai quali bisogna attendere, non considerandoli come una vacanza, anzi, c'è un impegno aggiuntivo, a volte anche faticoso, ma bellissimo. Certo. Senta, infine, lei è ligure, ma oggi siamo a Saronno, che è molto vicino a Milano, è a 22 chilometri, e Milano tra pochissimi mesi si troverà al centro del mondo per Expo. Expo, come è visto da lei, e soprattutto, secondo lei, quali sono le grandi opportunità che offre per noi giovani Expo? Se in questo momento è sottovalutato o meno, perché stamattina io ero insieme a tanti amici a un incontro per le opportunità per i giovani di Expo ed è stato sottolineato che tante opere sono già state completate, tipo la Brebemi è in procinto di essere completata la TEM e altre opere, però per il mondo giovanile e per l'impiego giovanile, quanto e si riuscirà concretamente ad avere a combattere la disoccupazione grazie ad Expo?
Expo è un avvenimento transitorio, importante, ma da non considerare come la chiave di volta di un assetto strutturale futuro di Milano e della sua provincia. Io credo che Expo sia una grandissima occasione, una grande vetrina, come è stato detto più volte, per Milano, per la Lombardia, ma vorrei dire per territori anche lontani. Vivo a Genova, ma sono previste molte iniziative di carattere culturale, ad esempio durante il periodo di Expo, che potranno valorizzare il patrimonio culturale genovese. Tutto ciò che si fa per Expo e dentro Expo può essere anche un'occasione per i giovani, un'occasione transitoria che però dà elementi di conoscenza da utilizzare dopo. Se l'occasione di Expo verrà colta nel migliore dei modi possibile, dalla nostra comunità larga, non soltanto da quella milanese, avremo un rapporto con parti lontane del mondo da utilizzare nelle politiche di crescita e di sviluppo. Ritorno al punto dal quale siamo partiti. Siccome il futuro per i ragazzi è un lavoro, e siccome il lavoro viene dai grandi investimenti, questi sono più facili da attrarre se i nostri territori dimostrano di essere capaci di ospitare anche grandi eventi come quello di Expo. Al di là del tema specifico che riguarda la nutrizione, Milano deve dimostrare di essere un territorio capace di lavorare in rete con i territori più larghi e di offrire sé e le iniziative che fa al mondo. In questo modo il vantaggio che ne deriverà sarà un vantaggio importante per tutti, a partire da giovani, in aggiunta a quello che ovviamente è l'occasione da non perdere se si prefigura di poter svolgere un'attività nel periodo di attività di Expo. Certo, perché 27 milioni di persone nel nostro territorio non possono che portare grandi vantaggi, e proprio per questo io personalmente da giovane penso che Expo debba essere per forza portato a termine. Io le ringrazio, onorevole, e le auguriamo buona fortuna per la sua campagna elettorale e una buona rientra a casa. Arrivederci. Grazie.